Noi concentrandosi non facciamo altro che stimolare l'emissione di queste sostanze e aumentiamo la nostra percezione. Noi aumentiamo al quadrato o al cubo non solo il modo come percepiamo il mondo, ma anche sfaccettature diverse del mondo, per cui abbiamo questi effetti. L'importante non è avere questi effetti psi, come leggerai dall'Isola del Tonale. L'importante non è avere sogni tanto vividi. I sogni vividi fanno parte del percorso, ma l'importante è staccarsi dal corpo. Quando noi ci sforziamo attraverso la meditazione, attraverso la concentrazione, attraverso il sognare, non facciamo altro che uno sforzo di volontà per compattare noi stessi. Quello che Socrate direbbe, noi prendiamo la nostra energia vitale e la concentriamo. Bene, il percorso di questi ci porta a sviluppare il nostro corpo luminoso. Ma la misura di questo, la volontà, non è nel sogno, è nella vita quotidiana. Cioè è il quotidiano che determina questo. Il sogno è uno strumento. Vediamo un attimo chi è. Pronto? Sì? Sono Paolo da Cittadella. Dimmi. Niente, volevo farti i complimenti per quello che ti dici. Grazie. Vabbè, dopo tanti insulti, vabbè. Sì, perché ascoltandote manco amico capire effettivamente cosa che sia chiesa, insomma, cioè cosa che combina, cosa che capisco. Dove che se uno non sa, crede una roba e se dopo sotto sotto c'è un'altra, ascoltando la storia, ascoltando quello che ti dici, quello che ti spieghi, è tanto importante, insomma, Grazie. anche se mi sono cattolico e non proprio praticante, ma comunque credente, cioè, ti stupisce, insomma, sapere certe cose, quello che ha combinato la Chiesa, quello che ha fatto, che dopo mio savo ascoltandote, insomma, ecco, Grazie. se è importante quello che ti dici, anche se dopo che c'è un sacco di gente che ti rompe le Sì, scatole, ma quello fa parte del gioco, eh. perché sono convinto che qui che rompe le scatole così, i la Chiesa come partito, insomma, ecco, non come credenti. Se vuoi difendere un partito c'è una bandiera e basta, manco penso me, insomma, perché vedo chi si comporta come che si comporta che altri per difendere i partiti, è la stessa roba. Beh, può essere. Sicuramente che dà fastidio che certe robe vengano dite. Vai, Ecco. No, grazie, niente, ti ringrazio, ciao, grazie, complimenti, buon proseguimento, ciao. ciao, grazie. Mi ringrazio, sto Paolo, in effetti per i cattolici che sei in ascolto, vorrei che queste trasmissioni servissero anche per riuscire a capire che cos'è quello in cui loro credono. Se poi loro vogliono andare a verificarsi quello che io dico, possono anche confermarsi nella fede, per carità. Cioè, se loro reputano che io dico delle cose e loro afferrano delle ottiche diverse, loro possono benissimo usare le mie trasmissioni per confermarsi nella fede, per carità. Ma io non obbligo nessuno. Cioè, l'obbligo non consiste nell'esprimere le proprie cose, l'obbligo consiste nell'infilare in gola a una persona un ferro rovente perché la persona faccia delle affermazioni. Se io faccio delle affermazioni che non sono in linea col cristianesimo, non accetto il cristianesimo, o si contestano queste affermazioni che faccio e si contestano dall'affermazione, oppure si può anche girare la radio. Comunque andiamo avanti con la nostra amica che voleva sapere ancora dell'Isola del Tonale. Cioè, tutto il lavoro che viene fatto di concentrazione, di sognare, uso della volontà, l'arte dell'agguato, di cui io ho parlato del calderone dello stregone, eh? Io ho lasciato fuori solo un elemento, palpare il mondo. Però degli altri elementi, che è un elemento alchemico, degli altri elementi io li ho citati tutti nel calderone dello stregone, ed è l'esercizio della propria volontà, perché quando uno si concentra per sognare non è che non abbia volontà, perché deve chiudere il dialogo interno, deve bloccare il flusso del pensiero e ci vuole molta volontà e determinazione per farlo. Questa volontà e questa determinazione applicata a questo porta a concentrare l'energia vitale della persona. Ci sono molti effetti, anche effetti psi che appaiono, sensazioni di preveggenza, sensazioni di telepatia. Vediamo un attimino. Pronto? Sì? Ah, Ciao. sono Mercedes. Dimmi. Mino che credo a noi così qui che fai carte e anche i E stregoni. non te lo devo credere allora.
Non devi crederci. Ah, ecco. Chi ti ha detto di crederci? Ma a me non l'ho mai creduto, ma anche a me fiori. Perché si inciappa e inciappa anche a cui i numeri, chi fa i numeri. Ma fatto che prima o dopo si fuori, ma se mi ha fatto la radio mio. E tu hai la radio molto vicina? No, no, adesso senti, un attimo che faccio. Sì, grazie. La nostra amica, diciamo che mica deve crederci a gente che fa le carte. Chi è che gli ha mai detto di credere a gente che fa le carte? Ma neanche a chi benedisce, per esempio. Chi è che ha detto di credere al prete? Ma no, ma no, ma mio, anche una volta chi diceva che te vei in chiesa bisogna stare meglio e me. Una volta ieri qui i nostri che mi fia, hanno altri giovani che mi dice che era proprio qui, che se vero, insomma, quello che dice, quello che fia carte sui miei bar, che proprio mi deve intendere. So. Ma mi aiuta mi fia, ma che credio che roba ha. Infatti. A me l'ha detto una. Comunque, guarda, io ti assicuro che ho mia figlia, che è una professionista delle carte, nel senso che è bravissima e che lei dice che è una stupidaggine. Ma lei sa tutto delle carte, Magnaca parlare, ma meno che credo, magnaca se vedessi coaching, prima o dopo, quando che si cambia a certa età, che roba è a sé, o che mi viene o che mi state passare. E allora dice, che ho indovina una, e ero qui che indovina una, e dice, se è vero. Beh, aspetta che cambio discorso. Dimmi. Un mese fa, posso dire sta roba? Dai. Un mese fa, passa anche, mi dico, la televisione sul canale numero 9 alle 8 e mezza gli ha fatto vedere un signore che spiegava come se i martiri di una volta ieri i frati cosa chi faceva e bisognava che dicesse anche quello che gli ama tutto fine a fine perché si saltava che cosa e era in fede a tribuare come si dice bisognava vedere che mestiero gli ha messo insieme a robo come si dice che Maria morì martiri ma gli aiuti chi fa a morire martiri gli metti i bacchetti su papà e le once di pie dopo gli metti del morte sui pie senti siamo persi non mi sto ancora più male già faccio fatica a tenere la trasmissione oggi con la questione delle crociate sono da mezzo impara la noia che ho detto a me ne voda ho detto vada sul canale numero 9 ti che credi che robe ha capito. Ma i martiri, per cosa dei morti, ho detto, ci sarà un perché no? E ora ho detto no, madonna, un sabato di sera non può proprio intoppare ai 9 se venisse fuori sto signore che legge sto libro. Qua siamo per telefono, guarda, questo sul canale 9, ho detto, guarda se è vero, ho detto, una piramide, sentai in cima 3 giorni, ho detto, prova a vedere questo se è vero o no, ho detto. La mega mi ha pedito niente. Va bene. Ma sotto chi sempre qui che va in chiesa. Sì, sì, beh, ovvio. Ovvio. Beh, buon cammino in chiesa, non so mica che sia il contrario, sa. Ah, beh, perché mi ha trovato uno di Geova qua, no. Ah. Uno di qui di Apostoli e mica so dei nostri qua. Non so che si che pratiche tanto a chiesa, ma insomma vuoi qualche volta e anche vuoi accompagnare i morti, non so. E era uno carason. Quelli di Apostoli che ragione, mi corazzo, chi è che mi ragione? I pilastri quali sono stati? Beh, nostri che sono stati i primi. Guarda, chiesa è solo uno strumento per sapere se delle cose vanno bene o non vanno bene. Ed è cosa ti propongono nella vita di tutti i giorni. Cioè, da quello che ti propongono nella vita di tutti i giorni, tu puoi sapere se le cose sono fattibili o non sono fattibili. Sì, sì, sì. Capisci? Sì, sì. E ora, a mio dito, no. Ho detto, beh, magari che anche un libro di Geova, no? E mi dice, ma quante monai c'è scritto? E che altro, ho detto, noi i nostri gli attacca prima a rubare, i tui perché è venuto fuori dopo e gli attacca dopo. Geova prima ancora del tuo, perché ho detto, Geova è venuto fuori appunto, dopo fitto della cosa dei nostri. Va bene. Sì? Ti saluto. Ho capito. Grazie. Prego, buongiorno e ciao, grazie. Complimenti. Grazie. Buongiorno. Io non posso commentare quanto mi dice la signora, perché se tutte robe fra cristiani, che siano quelli di Geova, che siano mormoni o altri, o cattolici, sono tutte robe fra di loro. Pronto? Ciao Giampaolo. Ciao. Dimmi tutto. Non passa alcuna differenza fra l'aver paura e pronunciare una preghiera e l'aver paura perché hai qualche linea di febbre e non aver fiducia nel circostante, nel dire mi è venuta la febbre, prima non avevo niente.
Ci sarà un perché. Certo. Ecco, e siccome il perché c'è, non può saperlo una persona che è al di fuori di te, ma lo sai solo tu, anche nell'inconscio, nel subconscio. Stai fermo e aspetta, abbi fiducia, perché tanto se è l'ora te ne vai, stai tranquillo. Io dico a me stesso questo, perché so che per gli altri non va bene. No, è importante dirselo. Sono tutte stupidate, però queste stupidate qui, vedi, io conto molto sulla mia energia interna. Certo. Ecco. E so che se io respiro, è solo perché io voglio respirare, non c'è un altro che mi fa respirare. Sì. Giusto? Giusto. Ecco, e un respiro segue l'altro. Se ho la febbre, aspetto, come è venuta, se ne va. Non preoccuparti, perché se noi altri continuiamo a preoccuparci per ogni inezia, ci creiamo della psicosi. A un certo punto continuiamo ad aver paura, e la paura genera paura e sottomissione. Cioè, io ho capito il tuo discorso, però bisogna che lo precisa, perché sennò qualcuno dice se sono matto. Certo. Capito? Infatti io sono un matto. No, in senso serio. Ma io in certe cose mi dichiaro pazzo. Bisogna... Però finché riesco a respirare con la mia pazzia, io mi accontento della mia pazzia. Beh, mi spiego, Claudio? Certo, no, io ti capisco benissimo. Spiegalo meglio, sì, questo fatto, perché io te lo do in sintesi così, certo. I soldoni. Sì, ma infatti lo sottolineerò un pochino, dai. Ti ringrazio ciao, molto. Ciao, e grazie a te invece. Ciao. L'amico Giampaolo ha ragione, però ha ragione per sé, cioè nel senso che lui dice: io normalmente sto bene, no? Cioè non è che abbia cancro al cervello o sia malato di cuore o abbia sangue marcio, io normalmente sto bene, affronto la vita e sto bene, per cui se mi viene la febbre non è che mi disperi perché viene la febbre per delle cause abbastanza ovvie, abbastanza comuni, per cui è inutile che mi faccia metta a pregare perché c'è la febbre o mi faccia dei problemi perché c'è la febbre. Cioè, se non ci sono altri sintomi particolari, la febbre è venuta e la febbre se ne va, dura 4-5 giorni. Naturalmente noi sappiamo che l'influenza non è curabile, cioè non esistono medicine contro l'influenza, esistono medicine contro i sintomi. Ora, benissimo, una persona può dire: a me dei sintomi non me ne frega niente, come chi se venui se ne va. Ricordiamoci che c'è un detto inglese che dice che l'influenza se ne va via in una settimana se viene curata, e se ne va via in 7 giorni se non viene curata. Per cui questo è il discorso di Giampaolo è: affrontiamo le cose per quello che sono, senza farsi delle fisime sopra. Poi è chiaro che se la febbre è il riflesso di altre cose, il riflesso di una polmonite, il riflesso di qualcosa di ben più grave, allora bisogna preoccuparsi della cosa più grave, ma non della febbre in sé. Questo era il discorso che voleva fare Giampaolo. Bene, io vado avanti. Io spero di essere stato abbastanza chiaro con la signora che ha telefonato a proposito di Castaneda. Castaneda è un bellissimo autore, facile anche da comprendere e chiaro nella sua romanzatura. L'unico problema che ha Castaneda è appunto il primo libro, l'agguato di Don Juan rispetto a Castaneda attraverso le droghe. Là ha fatto scoppiare un sacco di gente, nel senso che la gente era convinta che prendendo la droga riusciva a diventare stregoni. In realtà è esattamente il contrario, la droga uccide soltanto le persone, trasforma l'energia vitale in energia vitale stagnata. Altre droghe la bruciano, vi ho già letto cosa ne pensano gli stregoni delle droghe. Per cui questo è il guaio effettivo fatto da Castaneda attraverso il primo libro, però non lo sapeva. Infatti il primo libro rappresenta una tesi universitaria, e proprio perché è una cazzata immane, diciamo, dal punto di vista della stregoneria, è stato accettato dalle autorità accademiche. Cioè, proprio perché è scemo da questo punto di vista. Allora, siccome le autorità accademiche sentono se stesse come Dio in terra, dunque gli stregoni sono sicuramente dei drogati. Con questo assioma hanno accettato il primo libro di Castaneda, A scuola dello stregone, e hanno accettato la pubblicazione. Però è il guaio più grosso che abbia fatto Castaneda. Dopodiché si è rimediato, e proprio nell'Isola del Tonale troverai scritto che l'uso delle droghe era solo un modo per dargli degli schiaffi, per allontanarlo da una certa realtà. In realtà fu l'agguato che fece Don Juan a Castaneda.
niente, questo è il discorso su Castagnetti. Dopodiché tutti i principi castagnettiani, dal sognare all'agguato, all'intento, a staccarsi dal mondo, sono tutti principi che appartengono alla stregoneria, sono tutti principi della stregoneria. Ricordo sempre che la stregoneria non ha dei segreti da nascondere, cioè non esistono delle cose che vanno nascoste. La stregoneria, i segreti della stregoneria sono ovvietà, sono cose che ci circondano, sono cose che possiamo allungare la mano e prenderle. Proprio nell'Isola del Tonale, se non vado errato, tu nelle primissime pagine dovresti trovare scritto cosa serve che io ti dica la più grande verità del mondo. Posso dirti che sei circondato dal potere, che il potere è qui, è qui, è qui, a destra, a sinistra, davanti, sotto, ma dopo che te l'ho detto, tu che cosa te ne fai? Cioè, se l'informazione non viene trasformata in coscienza, in consapevolezza, se l'informazione non viene trasformata in sapere, in potere, non ha nessun senso. Cioè l'informazione in sé non ha nessun senso. Cioè serve dal punto di vista didattico, serve per formare un ragionamento, ma non ha potere, non è sapere, non è coscienza, non è Minerva. Solo quando l'informazione diventa potere, diventa Minerva. Io vi ho letto, per esempio, oggi dei passi delle crociate. Bene, quelle sono informazioni per tutti gli studenti. Per me diventano qualcosa di più. Diventano sapere, che non è diverso da loro, però è l'uso che io ne faccio. Quanto incide in me? Vediamo un attimo chi è. Pronto? Pronto? Sì? Pronto, sono Alessandro. Dimmi, Alessandro. Buongiorno. Buongiorno. Riprendimi agli ultimi discorsi che ho sentito da lei adesso. Sì. Voglio dire che anche la Chiesa fa dei ragionamenti e costringe gli altri a prendere delle decisioni, come Bossi. Io lasciamo perdere i partiti, per piacere. No, non ci sono mica partiti. No, per me è importante questo, per questa trasmissione lasciamo perdere, sì, noi. I figli di queste discussioni, sì, non hanno partiti, sono dei poveri ragazzi che si devono prendere delle decisioni, vengono ammazzati. Questo non conta niente, questo per conto suo lei, perché prende decisioni, se le prende gli altri va sempre bene, se le prendiamo noi va sempre male. Allora prendete, ma che vuol dire? Come vuol dire che vi spieghi come la storia? Non si può mica sempre dare la colpa al cane, il cane è il padrone, il cane. Saluti, eh? Saluti. Dico sinceramente che questo ultimo discorso non l'ho capito perché non avevo le premesse, cioè il discorso che ha fatto questo signore non sono riuscito a capire le premesse e le finalità del discorso. Mi scuso con lui, ma non, cioè, il discorso di Bossi poi lo lasciamo fuori ogni partito da questa trasmissione. Questa trasmissione è una trasmissione religiosa e parla di stregoneria, magia e paganesimo. Il paganesimo, la stregoneria e la magia fanno parte di un contesto religioso ben preciso e ha delle finalità, cioè la finalità è la ricostruzione del paganesimo. Una cosa però mi interessava mettere in luce. Noi non facciamo proselitismo, perché noi non possiamo fare proselitismo. Andrò avanti dopo con questo discorso. Pronto? Claudio, dimmi. Vengo per la seconda volta. E volevo puntualizzare una cosa. Prima il mio era solo un esempio per far comprendere perché un monoteista, uno fortemente radicato al monoteismo, non riesce a staccarsi, proprio come non riesce a staccarsi dal medico, dal dottore, dalla febbre. La febbre non gli va via perché crede nel monoteismo. C'è perché qualcosa che deve sorreggerlo per forza. Prendo l'idea. Sì, sì, non si fida del circostante. Hai capito, hai spiegato perfettamente. E ciao. Non si è mai fidato in vita sua. Certo, ciao. Ok, ciao. Ciao, ciao. Si è spiegato perfettamente l'amico Giampaolo. E quello che volevo dire io, che noi non possiamo fare proselitismo. Perché questo? Perché noi non possiamo convertire un cristiano, noi non possiamo convertire un cattolico al paganesimo. Non è possibile. Perché quando uno è in ginocchio davanti al Dio creatore, quando uno ha soggettivato la fede al punto tale di accettare tutto quello che è avvenuto, noi non possiamo dirgli passa con noi. Perché noi non siamo una setta protettiva, noi non siamo un'organizzazione che protegge. Noi siamo delle persone che praticano la loro libertà. Praticando la libertà non possiamo portare via qualcuno o qualcun altro, altrimenti ci impossesseremo della persona.
Per cui noi non possiamo fare proselitismo, noi possiamo soltanto mettere insieme quelle persone che sentono il mondo attorno a noi come noi lo sentiamo. Magari non lo sentono tutto, magari una persona sente di più, non so, l'anticlericalismo, il nostro tipo di anticlericalismo che gli può piacere, però come magari noi parliamo e andiamo contro Dio, magari lui si tira indietro, allora lui va da un'altra parte. Oppure si possono avvicinare delle persone che sentono il circostante come divino, che sentono la natura come divino, che sono sempre state trasportate dal circostante, che sono sempre state trasportate per certe cose. Per cui persone che già non sono cristiane, che il cristianesimo non è mai riuscito a soggiogare, ma che hanno un patto su un trasporto per altre cose. Dunque, noi non possiamo fare proselitismo, possiamo solo mettere insieme quelle persone che hanno un sentire simile al nostro, e questo già ve l'aveva detto Francesco l'altra volta. Andiamo avanti ancora, che adesso ho perso il filo di alcuni discorsi. E niente, riprendendo il discorso precedente che ho fatto per la signora che aveva parlato dell'isola del Tonale, niente, l'informazione diventa sapere, diventa potere solo nella misura in cui noi riusciamo a usarla, riusciamo a farla diventare nostra, a interiorizzarla, a fagocitarla e a trasferirla. Per cui anche se Don Juan dice a Castaneda il potere ti circonda, nella misura in cui non sai prendere la mano, non ti sei attrezzato, ti sei trasformato per allungare la mano e prenderlo, può anche circondarti il potere, però è una cosa a te estranea. Vediamo un attimino. Pronto? Sono Andrea da Padova. Ciao Andrea, dimmi. Ciao Claudio. Ascolta, io penso che ormai il cattolicesimo sta crollando, ormai tutte le religioni stanno crollando, perché una volta c'era un bisogno di credere in qualcosa più che altro per ignoranza. Mm. Adesso ormai l'ignoranza, almeno nei paesi occidentali, è sconfitta. Perché dov'è che vediamo che le religioni attaccano di più? Dove c'è l'ignoranza, no? Sì, ma te la stanno ricostruendo, Se non è sul livello l'operazione di distruggere la scuola pubblica fra 200 anni. Appunto, quello, allora si cerca di mantenere l'ignoranza per attecchire, certo, queste cose qui, no? Perché quando l'essere umano comincia a ragionare, ad avere altri bisogni, sì, di conseguenza la religione non gli serve più. Certo. Perché per esempio io, a me non, andare in chiesa non mi fa né caldo né freddo, cioè non mi dà nessun... Esatto. Cioè c'è gente che va in chiesa perché avrà qualcosa da colmare, io andando in chiesa non colmo niente, non mi dà niente. Esatto. Quindi non ho neanche il bisogno di credere a niente, hai capito? Esatto. Ho bisogno di altri stimoli. Certo. Hai capito? E questo è perché, forse perché ho studiato, per esempio mia nonna è tutta un'altra cosa. Sì. Perché ragiona in un'altra maniera, perché non ha avuto una certa cultura. Ci sono dei pagani, per esempio, che vanno in chiesa e fa contenta la mamma anziana, per esempio, esatto, capito? Oppure ci sono... Per accontentare, proprio perché sono dolci loro con la mamma, oppure insomma. Oppure c'è gente, come conosco io, gente coetanea, che va in chiesa, però... Se tu vai a vedere dopo, per esempio, tutti quelli che andavano dietro al prete in parrocchia hanno tutti il posto. Sì, sì, e beh, allora quelli, hai capito, hanno una convenienza, certo, credere in certe cose. Sì, sì. A me che non mi ha dato niente non ho questo problema, hai capito? Sì. Non ho bisogno di andare in chiesa a Natale o a Pasqua, cioè proprio a me non sento il bisogno di andare in chiesa, di credere, hai capito? Sì, sì, no, è vero. E secondo me appunto si vuole, vabbè che nella scuola, soprattutto qua in Italia, cioè fa più disinformazione che cultura, perché non ti insegna niente. Sì, beh. Però è proprio voluto, perché la gente non più di tanto non deve pensare. Sì, secondo me. Questo è vero, è vero. E perché se cominci a pensare, metti in discussione tutto, mettendo in discussione, perché a un certo punto dico, ma io cosa vado a fare in chiesa? Cosa mi serve? Cosa mi dà? Certo. Cosa, hai capito il discorso? Certo. Se non mi dà niente, cosa mi serve? Sono d'accordo con te. Ok. Ciao. Ciao Claudio. In effetti il nostro amico Andrea ha messo il dito su un punto centrale. A cosa mi serve? Cioè, la divinità, il divino, deve darti qualcosa. Cioè, le mie divinità pagane mi danno un casino. Cioè, io divento divinità ogni volta che mi relaziono con loro. Per cui mi danno moltissimo. L'amico Francesco vi parlava di Apollo, che insegna l'agricoltura agli uomini perché gli uomini siano autosufficienti. E il Dio ebraico manda la manna per far dipendere gli uomini da lui. Cioè, queste due concezioni sono due concezioni opposte. Cioè, Apollo pensa gli uomini come altri dei suoi pari, altri dei suoi pari che sono in difficoltà, e allora che fa? Dà quello che lui ha, dà il sapere. Saturno lo stesso insegna gli uomini a coltivare, Prometeo ruba il fuoco. Cioè,
gli dèi sono tali perché ci camminano a fianco, perché il divino ci cammina a fianco e ci costruisce noi come divino e chiede a noi di diventare dei come loro. Questo è importante nel paganesimo. Nel cristianesimo invece c'è la creazione della dipendenza. L'uomo deve dipendere dalla manna perché Dio dopo lo porterà nella città. Cioè Dio crea la dipendenza nell'uomo. Il cristianesimo, tutte le religioni monoteiste, creano la dipendenza dell'uomo. E mentre invece, al contrario, il paganesimo libera questo, libera il Dio che abbiamo dentro. Bene, andiamo avanti con questo qua. A Parigi, le truppe del Papa. Allora, abbiamo già accennato prima che i giovani per il Papa hanno dai 18 ai 35 anni. Vabbè, fatti suoi. In Italia ci sono circa 10 milioni di persone che hanno dai 18 ai 35 anni. Vanno in Francia a vedere il Papa per la giornata della gioventù 80.000 persone. Bene, queste 80.000 persone pagano per andare a vedere il Papa 600.000 lire. Allora, vediamo un po'. 600.000 lire. Per 600.000 lire hanno, è stato il caso per esempio dei giovani pellegrini italiani che dopo Parigi andranno a Lourdes 10 giorni in pensione completa, viaggio compreso, per sole 600.000 lire, grazie all'intervento di 9 sponsor, dalla RAI alla Nestlé, all'AIA, alla Banca di Roma e alla Mercedes e al Parmigiano Reggiano. In pratica cosa succede? Succede che queste 80.000 persone, almeno una grossa percentuale di loro, con 600.000 lire fa 10 giorni fra Parigi e a Lourdes in pensione completa. Da un'altra parte, su un articolo invece, questo è preso dalla Repubblica, sull'articolo preso dal Gazzettino, si viene fuori che ogni partecipante al raduno del Papa verserà 240.000 lire. Allora, se da 600.000 lire che fanno questi 80.000 giovani leviamo 240.000 lire, significa che la Nestlé, l'AIA, la Banca di Roma, la Mercedes, Parmigiano Reggiano hanno finanziato non solo il viaggio scontato dei giovani a Parigi, ma hanno tirato fuori anche le 240.000 lire che vanno realmente nelle tasche del Papa e non vanno, i giovani non tirano fuori niente per il Papa. In realtà sono solo le industrie che tirano fuori soldi per il Papa. A questo punto appare chiaro che per sentire Wojtyla c'è solo una cosa da fare, cioè essere pagati. Cioè questi 80.000 giovani sono pagati, cioè con un viaggio super scontato, per andare a sentire Wojtyla. Per cui Wojtyla ormai è ridotto al punto tale di dover pagare le persone perché lo ascoltino. Tanto per essere chiari. È sempre dal Gazzettino del 19 agosto del 97, leggiamo, molti artisti celebri inoltre hanno voluto contribuire alla manifestazione lavorando gratuitamente, sempre per il Papa a Parigi. È il caso di Charles de Castelbajac, il giovane stilista a cui è affidata la creazione degli abiti del Papa e delle 5.500 tonache dei preti per la settimana parigina. Vesti colorate, impreziosite da ricami fatti a mano da alcuni dei più celebri nomi dell'alta moda francese, anche loro non retribuiti. C'è poi l'architetto Christian de Portzamparc, quello che ha realizzato la Cité de la Musique, che ha disegnato la struttura di Longchamp, grande quanto San Pietro e Castel Sant'Angelo, messi insieme, sotto la cui volta il Papa celebrerà la messa di chiusura. Christophe ha preparato tutti i calici. Il compositore Eric Levy, quello dei visitatori, ha scritto l'inno delle giornate mondiali, il grande spettacolo che accompagnerà il pontefice sui campi di Marte. È firmato da Jacques Ledizé, già autore di numerosi mega spettacoli nella capitale. Allora, questo raduno spirituale in realtà è solo una kermesse, la solita kermesse per raccogliere soldi, sia dalla gente sia dalle industrie. Ormai il cristianesimo e il cattolicesimo è ridotto a questi livelli. Quello che vi sto dicendo io è desunto dal Gazzettino del 19 agosto del 97 e dalla Repubblica del 19 agosto del 97, per cui non sono cose che io mi invento per sputtanare la Chiesa, Cioè, io non ho bisogno di inventare, sono talmente tante le cose aberranti che io non me le invento, sono scritte nero su bianco sui giornali. Basta andare a cercarsi le notizie, leggere e trasformare l'informazione in sapere. L'informazione come
garante delle proprie posizioni e del proprio sapere. Benissimo. Ora che la trasmissione sta per svolgere al termine, vi do alcune informazioni su quello che noi andiamo a fare, parlando della scelta di un fatto per ogni secolo. Come vi ho detto, le trasmissioni vanno avanti presentando un fatto importante per ogni secolo. Bene, cos'è che vogliamo dimostrare presentando questi fatti? Noi abbiamo già parlato un gruppo di trasmissioni nelle quali ci siamo presentati, no? Noi è da 40 trasmissioni che stiamo parlando. Poi abbiamo fatto un ciclo di una ventina di trasmissioni, mi sembra, partendo sulla traccia della conferenza tenuta a Marghera nel 1996. Dopodiché abbiamo fatto un ciclo di trasmissioni sul crogiolo dello stregone. Il crogiolo dello stregone, vi ho elencato tutti gli elementi che concorrono a formare il crogiolo stesso. Nel contempo ho parlato della Devotio Pagana, cioè dell'insieme degli elementi che concorrono a fare il paganesimo, il rito del paganesimo. Scusate un attimino. L'insieme delle cose che stanno facendo la Devotio l'ho dovuto fermare perché, con la scusa che sono andato in vacanza, non sono più riuscito ad andare avanti e ho dovuto prepararmi le altre trasmissioni. Adesso stiamo facendo un ciclo di trasmissioni partendo di un fatto importante nei secoli fra l'800 e il 1789, cioè i secoli bui. Oggi abbiamo parlato delle crociate dei pezzenti, no? Qual è il fine del nostro lavoro? Allora, il fine del nostro lavoro è mettere in luce, per esempio, che cos'è l'orrore? Quando l'orrore arriva, ha uno scopo: impadronirsi degli esseri umani. La sua avidità lo porta a saccheggiare ogni presente. Distrugge quanto non conosce per paura che sia pericoloso. Usa due modi per dominare: la ferocia e il terrore. Nasconde la propria ferocia e il proprio terrore imputandolo ai suoi nemici. Si cerca alleati fra chi usa ferocia e terrore. Disprezza il nuovo e il diverso. Distrugge il sapere e la conoscenza per dominare meglio. Considera gli esseri umani sua proprietà. Combatte altre forme di orrore cercando accordi quando il proprio orrore è in pericolo. Anche se l'orrore si individua negli esseri umani, l'orrore ha una propria vita, propri bisogni e cerca gli esseri umani adatti per servirlo. Questa è la definizione che attraverso gli episodi storici sto individuando dell'orrore come fatto sociale, e da questo orrore è necessario uscire. E esiste una particolare categoria di stregoni che hanno il compito di spingere gli esseri umani per uscire dall'orrore, perché questo costruisce loro. Cioè il loro bisogno è quello di costruire una situazione diversa nella quale vivere. Siccome non vedo Mario, io continuerò con le trasmissioni ancora per un po'. Uno di questi stregoni di cui vi parlerò più avanti è Arlecchino. Arlecchino è una figura fondamentale nella stregoneria occidentale. Da dove salta fuori questo Arlecchino? C'è stata una persecuzione da parte dei cattolici di alcuni uomini di conoscenza qui proprio nel Veneto, nel Friuli Venezia Giulia, non tanto distante, ed erano i benandanti. I benandanti erano degli esseri umani che per delle caratteristiche si mettevano assieme, riuscivano a sviluppare un certo grado di conoscenza e riuscivano ad alterare la percezione. Alterando la percezione si riunivano in gruppo e avevano come scopo quello di combattere gli stregoni, cioè combattere Arlecchino. Perché questo? Perché i benandanti avevano capito che la stregoneria agiva per modificare il presente. Modificare il presente significa costruire anche delle situazioni di crisi, situazioni molto critiche, molto dure per la vita delle persone. E i benandanti si erano imposti l'obbligo di combattere gli stregoni perché non modificassero il presente. E il loro era uno scopo nobile.
dopo furono perseguitati per un centinaio d'anni dai cattolici. Era uno scopo nobile, però quello che loro non avevano era ciò che avevano gli stregoni, cioè avevano la capacità di guardare il tempo che viene incontro. Lo stregone più importante, cioè la figura che guidò la stregoneria anche contro i benandanti, fu Arlecchino, che dopo divenne una maschera del teatro. Però in realtà Arlecchino è lo stregone che ha guidato gli esseri umani. Perché ha la maschera? Perché non esiste una persona che è Arlecchino. Qualunque stregone, qualunque individuo che punta lo sguardo sul tempo che gli viene incontro, diventa automaticamente Arlecchino. Per cui la maschera serve per eliminare la forma, dire qui non c'è forma, qui c'è solo bisogno e intento. E Arlecchino è ogni persona che riesce a vedere il tempo che viene incontro nella specificità del sociale, cioè che fa dello sviluppo sociale i suoi bisogni. Bene, a questo punto, nelle trasmissioni che stiamo facendo, andiamo a dire come si agisce per uscire dall'orrore. E allora abbiamo individuato alcuni punti che tentiamo di spiegare oggi con le crociate, ieri con il discorso sulla cavalleria, la prossima volta parleremo delle eresie e così via. È necessario tenere presente che gli esseri umani sono costruiti dall'orrore in funzione del proprio divenire, cioè l'orrore educa gli esseri umani. Non è possibile costruire l'uscita dall'orrore usando esseri umani che, anche se subivano la parte peggiore dell'orrore, cioè erano i poveri in pratica, sono stati educati dall'orrore. Davanti alle difficoltà useranno mezzi imparati dall'orrore, riproducendo l'orrore stesso. Noi abbiamo degli esempi anche recenti nella storia, cioè quelli quando ci sono dei movimenti sociali dove ci sono delle persone che vogliono la libertà, che vogliono questo, poi alla fine riproducono il comando come era prima, riproducono le stesse cose di prima, è un esempio di questo. Terzo punto. Per impostare un processo d'uscita dall'orrore è necessario imporre dei cambiamenti che soddisfino l'avidità dell'orrore, ma nello stesso tempo imbocchi sequenze di mutamento diverse. E questa è la cosa più difficile. Per fare questo occorre lo sguardo inchiodato nel futuro, occorre l'intento inchiodato nel futuro. E questo può farlo solo uno stregone. L'orrore si serve di esseri umani avidi. Per battere costoro è necessario essere avidi di libertà, necessità, giustizia, sapere, conoscenza, abilità nel palpare il mondo. Vediamo un attimo. Pronto? Buonasera. Buonasera. Senti, esiste alcune volte che mi ascolto la vostra trasmissione, ma non so, sia anticlericai, cosa sia? No, noi siamo pagani e apprendisti stregoni. Ah, va bene, mi sta bene quello che siete, per carità. Voglio dirvi la mia, per carità, intanto mi chiamo Maria. Sì. Ecco, e niente, sto ascoltando le vostre così trasmissioni, cioè le sto ascoltando anche non sempre così, di saltuariamente, voglio dire, perché sto lavorando, quindi non mi riesce a collegare tutto il discorso che fate, eccetera. Mm. Però andate a pescare il 1900, il 1800, tutte le varie epoche, no? Ma perché non ci scontriamo con la vera realtà di oggi? Te lo spiego subito se vuoi. Mm. Noi stiamo cercando di evitare di essere coinvolti in beghe politiche, in beghe sociali o confusi con altre cose. Dopodiché i meccanismi sono sempre uguali e ognuno deve scegliere. Noi non ci vogliamo mettere in queste, salvo che lo scontro con la Chiesa Cattolica, quello è un altro discorso. Ecco, allora stammi sentire, io mi rapporto con me stessa, perché dico che voi siete presso poco come quei Geova che vengono dentro le case. Guarda, queste scelte sono tue, puoi girare la radio, puoi girare un'altra parte, no, non è importante. Scusami, come quelli che vorrebbero imporre alla gente di pensare come... No, tu giri la manopola della radio e vedrai che nessuno viene a importi niente. No, infatti. Per cui lasciamo perdere il discorso. No, perché guarda, noi siamo fatti, non tutti alla stessa maniera, per carità, guai se fossimo così. Tutti abbiamo lo stesso, io non ci credo, per esempio anch'io sono atea, vabbè. Però guai al mondo se uno mi dice che io devo credere nel suo Dio. Guarda che nelle nostre trasmissioni ti ha detto qualcuno di credere nel nostro Dio. Perfetto, benissimo. Voglio dire che ecco, nessuno, ognuno di noi quando ci alziamo la mattina abbiamo il nostro io, che è quello personalizzato da noi stessi. Mai detto niente il contrario. Ecco, va bene? Va bene, ciao. Che altro ho paura che le persone riescano a capire male le cose. Dunque, intanto è arrivato Mario. Io saluto Mario e sbaracco tutto.
Quello che vi ho accennato prima, ve lo rileggerò eventualmente la prossima volta, non è importante, tanto sono le cose che insegnerò attraverso le sequenze storiche. Bene, io vi ringrazio per chi mi ha ascoltato, arrivederci al prossimo giovedì prossimo con Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni.